E come ogni giovedì l'appuntamento è in coda al nostro telegiornale con la rubrica Luce e Vita, l'approfondimento del settimanale diocesano di Molfetta. Luce e Vita Arte numero 15 di domenica 9 aprile 2017. In occasione della Domenica delle Palme, il numero dedicato alla Settimana Santa, come ogni anno ripercorre la passione di Cristo attraverso il linguaggio dell'arte. Parole e volti di passione. Il testo della meditazione che offriamo in questo numero, scritto da Don Vincenzo di Palo, offre una lettura meditata sulla passione secondo Matteo, evidenziando alcune parole di senso. Preghiera, tradimento, condanna, croce, aiuto, abbandono e fede, nelle quali si rispecchia l'amore coniugale e genitoriale di ogni famiglia cristiana. Il numero del giornale, inoltre, propone questa settimana un percorso iconografico sulla passione di Cristo. Alle meditazioni si affiancano i volti di alcuni simulacri processionali delle quattro città della diocesi, con testi di autori classici e moderni, per condurre i lettori ad una riflessione sul mistero pasquale. A pagina 7, un'importante notizia che riguarda il Museo Diocesano di Molfetta. Il pregevole gruppo scultoreo della Deposizione dell'artista Giulio Pozzoli, da sabato 8 aprile, sarà collocato all'ingresso della struttura museale. Nel 60° anniversario della sua morte sarà inaugurata, inoltre, da Monsignor Domenico Cornacchia, una mostra con numerose opere inedite. In ultima pagina il ricordo di Monsignor Tommaso Tridente, già vicario generale e amministratore della nostra diocesi, deceduto giovedì 30 marzo 2017. Aveva 87 anni e 63 di sacerdozio. Lo ricorderemo ampiamente nei prossimi numeri e su questo numero proponiamo un suo articolo pubblicato oltre 50 anni fa, nella Domenica delle Palme del 66, sul valore della Settimana Santa. Tra gli appuntamenti ricordiamo le celebrazioni presiedute dal Vescovo durante la Settimana Santa. Domenica delle Palme, 9 aprile, alle ore 10:30, benedizione dei rami d'ulivo a Molfetta nella chiesa di San Pietro e a seguire la celebrazione dell'Eucarestia in cattedrale. Alle ore 20, la Via Crucis a Ruvo, da piazza Matteotti sino alla cattedrale. Lunedì Santo, 10 aprile, alle ore 20, via Crucis a Giovinazzo, a partire dalla chiesa di Sant'Agostino. Mercoledì Santo, 12 aprile, alle ore 18, messa crismale in cattedrale. Giovedì Santo, 13 aprile, ore 18, messa in cena Domini in cattedrale. Venerdì Santo, 14 aprile, ore 18, azione liturgica della passione e morte di Gesù in cattedrale. In seguito concluderà la Via Crucis a Molfetta alle ore 21:30 e la processione dei misteri a Terlizzi alle 23:30. Sabato Santo, 15 aprile, ore 23, veglia pasquale in cattedrale. Domenica di Pasqua, 16 aprile, alle ore 11:30, il pontificale di Pasqua in cattedrale. Giovedì 20 aprile ricorrerà il 24° anniversario della morte di Don Tonino Bello. Alle ore 19 la celebrazione eucaristica del Vescovo Monsignor Cornacchia in cattedrale a Molfetta. Venerdì 21 aprile alle ore 20, sempre in cattedrale, sarà presentato al pubblico Svegliare l'Aurora, oratorio musicale sui testi di Don Tonino Bello. Buona lettura a tutti!